Ciao a tutte e a tutti, sono già tornata operativa sul canale con un altro video su come mantenere i capelli sani pur allenandosi spesso, che ho pubblicato credo un paio di settimane fa. Riuscirò a mettere online presto quest'altro video, così come vi dicevo cerco di tornare operativa con un video ogni due settimane e un video al mese, breve, in maniera da esserci più o meno sempre. Questo video, dato che nell'altro vi ho parlato di come ho risolto i miei problemi di desquamazione sulla cute, mi sono arrivate non so quanti messaggi anche su Instagram, vi lascio il mio Instagram qui, ferimeri27. Qual è la soluzione per risolvere sto benedetto problema che è veramente comunissimo? I ragazzi, veramente, avendo lavorato in negozio diverso tempo, ho visto che la desquamazione sulla cute è uno dei problemi più comuni che ci sono, molto più della caduta dei capelli o dei capelli secchi, che ne so, la desquamazione proprio pazzesco, ce l'hanno quasi tutti. Ho fatto un video 2 miliardi di anni fa su questo argomento in cui vi dicevo proprio tutto. In questo video in particolare cerco di riassumere un po' e dirvi, io ci ho combattuto per tanto tempo e negli ultimi 3 anni non ho più questo problema, e vi dirò quello che su di me ha funzionato, una cosa veramente semplice. Lascio questa cosa per ultima solo perché non è detto che sia la soluzione per voi. Prima vi dico tutte le cose da fare per tamponare la situazione. La desquamazione può essere un problema che deriva da prodotti che si utilizzano, dal periodo dell'anno, il cambio di stagione, e la cute insomma deve un po' abituarsi alla nuova temperatura e può desquamarsi. C'è a chi succede, a chi non succede. A chi succede si aggrava un po' di più nel cambio di stagione, o magari ce l'ha solo in quel periodo. Periodi di stress, l'alimentazione incide tantissimo. Ci sono 2 miliardi di motivi per cui potreste avere questo problema. Io vi posso dire che già utilizzare prodotti adeguati e utilizzarli bene, soprattutto perché magari un prodotto che usi te lo usi male, se te lo uso io con mano esperta funziona, già fa tantissima differenza. Io ho convissuto con questo problema per tanto tempo e quindi sono riuscita sempre a tamponare bene la situazione. Il periodo peggiore è stato nell'adolescenza, in cui era quasi più forfora che desquamazione. Un po' diversa, la forfora è tipo neve proprio, vedete che cadono dalla testa, comunque ci sono qua vicino alla cute tutte queste piccole scagliettine, mentre la desquamazione più o meno la stessa cosa, ma la forfora deriva da un fungo, infatti bisogna utilizzare in genere cose specifiche, mentre la desquamazione sono scaglie più grandi. Il problema della desquamazione è semplicemente che avete la cute secca. Il brutto qual è? Che questa cute secca crea delle scaglie grandi che vanno a vedersi, purtroppo sui capelli vedete proprio dei pezzi di cute secca. Ambulanza. Questi pezzi di cute ci vanno a sporcare i capelli, ce li ungono, quindi noi siamo portati a sgrassare i capelli. Aspetto, ok, ce l'ho fatta. Siamo portati a pulire a fondo i capelli, a utilizzare shampoo molto lavanti, a sgrassarli bene perché li vediamo magari sporchi. Non è detto, c'è anche chi ha la desquamazione ma non ha i capelli grassi, però nella maggior parte dei casi è così. Utilizzare shampoo molto lavanti non fa altro che andare a peggiorare la situazione, perché voi avete la cute secca, se aggredite questa si secca ancora di più, seccandosi ancora di più creerà altre scaglie ancora che andranno a sporcare ulteriormente i capelli, voi li lavate ancora in maniera aggressiva e quindi è un circolo vizioso che non finisce mai. Come interrompete questo circolo vizioso? Non lavando i capelli come tanti dicono, tira avanti una settimana, no, quello non, no, i capelli vanno lavati quando c'è bisogno, punto e basta. Non dovete aggredirli troppo, ma neanche troppo poco, quindi o utilizzate uno shampoo perfetto per voi, io non posso dirvi qual è perfetto per voi perché siamo tutti diversi, quindi lava il giusto senza andare mai ad aggredire troppo. Se invece non trovate uno shampoo di questo tipo, finché siete alla ricerca, oppure potete anche utilizzare direttamente quest'altro metodo, non c'è nessun problema, alternate uno shampoo più lavante a uno meno lavante, uno più delicato, uno che quando fai la schiuma non ti senti i capelli iper lavati come se avessi usato quello dei piatti, alternato ad uno che invece lava un po' di più. Se andate a riequilibrare le cose con utilizzando shampoo di questo tipo, non dovreste avere grossi problemi. Chiudo l'argomento shampoo consigliandovi uno di lavare sempre bene i capelli diluendo lo shampoo. Vi lascio qui sotto, perché non sono riuscita a mettere le schede, l'ultima volta è cambiato tutto su YouTube, nel frattempo non ho trovato dove cavolo devo andare, quindi se andate nel box info qui sotto c'è una freccetta, cliccate e vi metto tutti i link nei video citati. Come fare lo shampoo, quindi come diluirlo, come utilizzarlo sulla cute, questa cosa aiuta tantissimo già di per sé.
2. Vi consiglio questo shampoo. Io l'ho consigliato un sacco di volte anche nel video precedente. Erboristica di Atenas, lo trovate da Teotà in genere. È uno shampoo molto delicato che in genere per chi ha problemi di desquamazione va benissimo. Io l'ho consigliato a tutte le persone che hanno questo tipo di problemi, si sono trovate tutte bene. Potreste essere la minoranza che non si trova bene, non è colpa mia, pazienza, però provateci perché lava il giusto. Lascia le lunghezze morbide, lava bene la radice, non la vada a aggredire. Evitatelo se avete i capelli proprio pesantissimi, allora andate a sgrassare un po' con un altro shampoo. Però di base, se lavate i capelli ogni 2-3 giorni, questo shampoo li pulisce benissimo senza aggredire la cute, senza farvi formare queste scagliette. Come shampoo da alternare un po' più lavanti che non vanno ad aggredire la cute, ve ne nomino 2, ma sono indicativi, ce ne sono tantissimi, quindi non è che vi sto dicendo questi sono tra i miei preferiti. È la saponaria, girasole e arancio dolce. È per capelli secchi, per farvi capire, quindi per capelli secchi, non per capelli grassi, eppure lava benissimo la cute senza andare ad aggredirla. Questa è di PH Bio, una linea che si trova principalmente al Lidl, alla camomilla e aloe vera. Probabilmente proprio essendo lenitivo non va ad aggredire tanto la cute, ma lava benissimo. C'è anche quello al cocco, se riuscite a trovarlo, e va benissimo anche quello, non aggredisce la cute minimamente. Gli altri, per chi ha questo problema, forse sono un po' troppo aggressivi, gli altri di questa linea. Altro consiglio: mettere nel diluito dello shampoo un paio di gocce di tea tree oil, un olio essenziale che aiuta moltissimo per i problemi di desquamazione. Un altro consiglio ancora è fare il co-wash, l'ho nominato anche nell'ultimo video, fa bene per tantissime cose. In questo caso vi consiglio di fare il co-wash con lo zucchero per andare a fare uno scrub alla cute. Il co-wash aiuta tantissimo perché lava ultra delicatamente, quindi idrata la cute. Lo zucchero ci aiuta a fare lo scrub alla cute, quindi togliere tutta la pelle secca che abbiamo in eccesso, ad esfoliarla bene. I problemi di squamazione è una manna dal cielo, a me salvava la vita un sacco di volte, non tutte le volte ovviamente, lo alternate, una volta lo shampoo, una volta il co-wash, o 3 volte lo shampoo, una volta il co-wash, quello dipende da voi, dovete trovare il vostro equilibrio e non posso dirvi fai questo. Io vi posso dire le cose che vi possono aiutare, poi siete voi a farle su voi stessi e capire qual è la cosa migliore per voi, perché non c'è una regola per tutti. Un'altra cosa che potete fare è fare un impacco sulla cute, vi metto le dosi magari qua sotto al video, con dosi indicative, poi vedete voi aumentarle o diminuirle, con aloe vera, il gel di aloe lo trovate praticamente dappertutto, quindi da Teotà, da Acquasapone, in erboristeria, dove volete, il più puro possibile, quindi 99%, 98%, gel di aloe, olio essenziale di tea tree, olio di cocco. Potreste mettere anche un po' di miele, che è lenitivo, idratante, vedete voi se avete miele a casa. Andate a massaggiare questo impacco bene su tutta la cute, poi mettete la pellicola, l'asciugamano per far rimanere tutto al caldo, tenete in posa questo impacco sulla cute per almeno mezz'ora, se avete più tempo anche un'ora, e fate lo shampoo normalmente. È un impacco lenitivo che va ad idratare e nutrire la cute, evita proprio che questa si secchi. Lo so che vi fa un po' strano pensare di utilizzare anche l'olio sulla cute, ma uno, ne mettete poco, 2, l'olio di cocco è leggero, 3, è proprio quello di cui ha bisogno la vostra cute. Ultima cosa, che è quella che ha aiutato tantissimo me, perché io con tutti questi metodi sono riuscita sempre a rimanere in equilibrio, tranne se una volta utilizzavo uno shampoo veramente troppo lavante, mi rincasinava tutto da capo, però più o meno rimanevo sempre in equilibrio. Ricordate il video acqua e limone che ho fatto tipo non so 4 anni fa? Io non prendo più acqua e limone al mattino, bevo solo molta acqua a digiuno. Questa è stata la cosa che mi ha permesso di risolvere tutto. Dopo un anno mi sono resa conto che effettivamente io non avevo più problemi di desquamazione. Dicevo, è un periodo che va bene, è un periodo che va bene. Dico, beh, ridendo scorzando, questo periodo è lungo un anno. Quindi dico, forse è stato questo. In effetti è stato questo. Cioè bere moltissimo. E ragazzi, vi dico, non era acqua e limone, era l'acqua che a me ha cambiato le cose. Io non bevevo un tubo, bevevo sì e no 2 bicchieri al giorno durante i pasti. Io invece ho iniziato a bere molto, moltissimo, 1,5 litri, 2,5 litri, anche più di 2 litri certi giorni di acqua, soprattutto a digiuno, soprattutto prima dei pasti, non tanto appena mangiato, non tanto durante i pasti, quanto prima. Provate a fare questa cosa, alcuni di voi sicuramente già bevono già tanto, bevono 1,5 litri d'acqua, 2 litri d'acqua, e quindi diranno non è il mio caso perché io bevo già, magari non lo fanno a stomaco vuoto, semmai provate a farlo a stomaco vuoto tra i pasti. Vedete voi, se il problema non è questo, il problema è altro,
provate le soluzioni che vi ho detto prima. Nel mio caso ha aiutato tantissimo questo e sicuramente anche il fatto di aver cominciato a mangiare bene, a mangiare sano, non mangiare più schifezze, perché se mangi male, anche in generale tanti zuccheri, cioè il corpo ne risente e alla fine, non lo so, c'è chi ad esempio ha perennemente la candida perché mangia troppi zuccheri, troppe cose raffinate, chi sfoga in un altro modo il corpo, c'è chi ha problemi di desquamazione. Purtroppo il corpo quando è troppo da qualche parte deve mandarci dei segnali evidentemente. Soprattutto mangiare piccante non va molto bene. Io non mangiavo piccante, in ogni caso io non sopporto le cose piccanti, non era questo il mio problema. Per il resto, se il problema è davvero persistente, se ci sono anche arrossamenti, ad esempio avete degli arrossamenti sulla fronte, avete degli arrossamenti sul petto, avete degli arrossamenti sulla nuca, è molto probabile che voi abbiate la dermatite seborroica. In quel caso andate assolutamente dal dermatologo. Se il problema è persistente, forte e non risolvi con niente, dermatologo assolutamente, oppure un altro tipo di dermatite. Le persone sono portate a chiedere ai parrucchieri quando ci sono questo tipo di problemi. No, il parrucchiere cura i capelli, la cute è un problema medico, quindi si va dal medico. Se avete una caduta di capelli fuori di testa, non andate dal parrucchiere a farvi mettere la fiala, andate dal medico. Chiudo questo argomento, spero che vi sia stato utile, è venuto un po' troppo lungo il video, scusatemi, gli altri video erano veramente vecchi, non mi andava di rimandarvi a video in cui tra un po' neanche mi facevo vedere in volto. Ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti e a tutte e grazie ancora per esserci sempre, ciao!